Ma come parlano in Puglia? Puglia! Ma sapevate che, almeno fino al primo decennio del XX secolo, non si parlava di Puglia, ma di Puglie? No? Geograficamente la regione Puglia si può dividere in due zone: la Puglia propriamente detta, quella attaccata alla penisola italiana, ossia le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia, e la penisola salentina, con le province di Lecce, Taranto e Brindisi. Ma se l'attuale divisione amministrativa prevede 6 province, considerando invece tradizioni, usi, costumi e dialetti, ecco allora che possiamo identificare 4 macro aree culturalmente omogenee e differenti tra loro: Salento, Tarantino, Barese e Foggiano. Ma la differenza più marcata è sicuramente quella tra il Salento e il resto della regione. Provate a far parlare in dialetto un barese e un brindisino. Nonostante siano a solo un'oretta di macchina di distanza, faranno una fatica immensa a capirsi. Di contro, un brindisino si troverebbe molto meglio con un siciliano ed un barese con un napoletano. Facciamo una piccola prova. Mesham daka tengo il canale saccato. Capisco soltanto l'ultima parte dove dice che tengo qualcosa secca, quindi penso si sta riferendo alla nostra, forse alla gola secca, forse vuol dire che c'è sete, però no, tutte le parole non le capisco che c***o sta dicendo. Ma che dialetto è questo foggiano? Che è? Sciamo dai che mi sta notico. Ma com'è possibile una cosa del genere? Cioè, come hanno fatto delle comunità geograficamente così vicine a sviluppare due lingue molto più simili a quelle di regioni più distanti? Scopriamolo andando a ritroso nella storia di questa magnifica regione. Fino al 1923 la Puglia era divisa in 3 grandi province istituite quasi 6 secoli prima, nel 1233, e che corrispondevano grosso modo alle macro aree culturali che abbiamo visto prima: Capitanata, Terra di Bari e Terra d'Otranto. Fu Federico II di Svevia, re del Regno di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, a creare questa tripartizione amministrativa con la promulgazione delle Constitutiones Regni Siciliarum, un insieme di norme e leggi che avevano come scopo quello di strutturare e riformare gli aspetti economici, sociali e giuridici del Regno di Sicilia. Federico II, infatti, era da tempo impegnato a trovare dei modi per contenere il potere feudale a favore di quello regio, e così nelle Constitutiones costituì i giustizierati, formando tra i tanti anche quelli di Capitanata e Puglia. Quest'ultimo, cioè il giustizierato di Puglia, diviso poi nel 1233 nei giustizierati di Terra di Bari e Terra d'Otranto. In questo modo i vari territori del regno venivano affidati ad un rappresentante del potere regio, il Gran Maestro Giustiziere, attraverso il quale il controllo e l'autorità del re potevano estendersi ovunque, in barba a quei feudatari che spesso approfittavano della lontananza del sovrano per fare un po' i loro comodi da feudatari. A differenza delle moderne province, i giustizierati non avevano un vero e proprio capoluogo, visto che i giustizieri erano obbligati ad andare di volta in volta nei vari centri abitati per assicurare la giustizia. Però è vero che esistevano delle città dove il giustiziere risiedeva più spesso. In Terra di Bari erano Bari e Trani, in Terra d'Otranto Lecce ed Otranto, mentre in Capitanata erano Foggia, Troia e Siponto. Successivamente, quando il Mezzogiorno passò agli Aragona, il sistema dei giustizierati fu soppresso. Il giustiziere divenne un semplice funzionario, sempre di nomina regia, e veniva chiamato preside, mentre le circoscrizioni amministrative furono indicate semplicemente come province. Questa tripartizione della Puglia venne riconfermata nel 1806 dal nuovo re di Napoli, Giuseppe Bonaparte, fratello del più famoso Napoleone, che riformò l'amministrazione territoriale dello Stato sul modello di quello francese e definitivamente messa in opera il 1 gennaio 1817. Dopo il ritorno dei Borbone sul trono di Napoli, con la legge riguardante la circoscrizione amministrativa delle province dei reali domini di Qua del Faro. Vabbè, non vi sto chiedendo di ricordare il nome della legge. Fatto sta che da questo momento le sedi degli organi amministrativi provinciali trovarono la loro sede definitiva ed attuale a Bari, Foggia e Lecce. Quindi stiamo parlando del 1817, non ci furono poi sostanziali modifiche nel corso del secolo successivo, con la sola eccezione della Terra d'Otranto, che con l'avvento del fascismo vide la creazione di due nuove province, quella di Taranto nel 1923 e quella di Brindisi nel 1927. Fu solo dopo l'unità d'Italia che queste tre entità vennero fuse nella regione Puglia,
passando quindi dalla denominazione di Puglie a quella moderna. Ma per secoli questi territori si sono percepiti come diversi e in competizione tra di loro. Abbiamo visto che già Federico II aveva deciso che ci dovessero essere due giustizierati per la Puglia. La Capitanata non era neanche considerata parte della Puglia in senso moderno ed aveva un'amministrazione diversa. Federico II era ben conscio che esistevano differenze tra quei territori tali da aver bisogno di dividerli dal punto di vista amministrativo. Questa è una percezione che sopravvive anche in tempi più recenti e, cari amici pugliesi, correggetemi se non è così. Durante i lavori dell'Assemblea Costituente, infatti, fu avanzata la proposta di fare della Puglia settentrionale e del Salento due regioni distinte. Il 17 dicembre 1946, dopo la relazione di Giuseppe Codacci Pisanelli, la regione Salento fu istituita sulla carta, ma quando si arrivò alla ratifica in aula il 29 novembre 1947, essa non era più prevista. Ma allora da cosa deriva tale divisione che pare sopravvivere ancora oggi? Dobbiamo tornare ai tempi delle guerre tra Longobardi e Impero Bizantino per il controllo dell'Italia, dal 568 al 751 d.C. Il Salento fu la parte che più a lungo rimase in mano bizantina, assieme a Calabria e Sicilia, creando così una differenza tra i dialetti del nord della Puglia, di matrice longobarda, quindi in pratica di lingua neapolitana, e il salentino di matrice greca, possiamo dire di lingua siciliana. Ma la divisione tra le quattro aree culturali che abbiamo visto all'inizio è molto molto più antica. Voi spiegatemi come potrei fare a portare avanti contenuti di questo livello se non fosse per Superprof. Che cos'è Superprof? Superprof è la piattaforma che mi permette di trovare i migliori professori disponibili in Italia e nel mondo. È la piattaforma ideale ad esempio per uno studente che cerca ripetizioni. Grazie a Superprof ho trovato Michele, il professore di storia che ha scritto il contenuto di questo video. Usare la piattaforma di Superprof è davvero facile, basta scrivere la materia di cui si ha bisogno, scegliere tra una città o anche ripetizioni online, e Superprof ti inizierà a proporre tantissimi professori con diverse recensioni. Io lo uso davvero tanto, quindi ve lo consiglio anche perché stanno offrendo a tutti gli iscritti di Piazza Square uno sconto eccezionale. Il prezzo normale della piattaforma sarebbe 29 euro al mese, ma con il link in descrizione puoi accedere a soli 19 euro al mese. Quindi ve lo consiglio non solo perché hanno deciso di sponsorizzare questo video, ma perché amo davvero il loro servizio. E adesso, se siete d'accordo con me, possiamo tornare a concentrarci sulla Puglia. Prima della conquista romana, in Puglia abitava il popolo degli Iapigi. Eh? Voi avete mai sentito parlare degli Iapigi? Io non ne avevo mai sentito parlare, questo è tutto grazie a Michele e le sue ricerche. Adesso ve li racconto un po'. Erano un popolo di pastori e agricoltori, oltre che ottimi allevatori di cavalli, arrivati lì secoli prima dalle coste della Croazia. Il nome di Iapigi glielo dierono i greci, ma in sostanza si trattava di un popolo di stirpe illirica. Adesso fate un attimo di attenzione. Quando arrivano in Puglia si uniscono alle popolazioni indigene, dando origine a due gruppi: i Dauni, che abitavano la parte settentrionale della Puglia, e i Peucezzi nella terra di Bari. A sud invece, in quello che oggi è il Salento, viveva il popolo dei Messapi. Successivamente la zona abitata dai Dauni e dai Peucezzi venne chiamata Apulia dagli storiografi romani, e quei due popoli vennero chiamati Apuli. E invece la zona dei Messapi, che abbiamo appena visto, beh, quella zona venne denominata Calabria, dal nome di una delle due tribù principali, quella dei Calabri. E invece sapete come si chiamava l'altra tribù, quindi non quella dei Calabri? Lo sapete? Esatto, era la tribù dei Salentini, che viveva lungo le coste del Mar Ionio. Almeno fino al IV secolo avanti Cristo, gli Iapigi opposero una tenace resistenza ai nuovi arrivati dalla Grecia. Restò a lungo impressa nella memoria dei greci la pesantissima sconfitta che la coalizione di Iapigi-Messapi inflesse a quella dell'esercito coalizzato di Tarantini e Regini nel 473 avanti Cristo, al punto che ne parlò persino Erodoto. In seguito però Dauni e Peucezzi si allearono con Taranto, e questo portò alla sconfitta dei Messapi. In generale i Dauni, territorialmente lontani da Taranto, restarono sempre distanti e ostili al mondo greco. Invece Peucezzi e soprattutto i Messapi, data la vicinanza di Taranto e altre città della Magna Grecia, subirono le influenze culturali greche, pur restando formalmente indipendenti fino all'arrivo dei Romani. È una storia a sé il Tarantino, isola linguistica o culturale originatasi dalla fondazione della colonia greca di Taras nel 706 a.C. da parte dei Parteni.
figli di schiavi loti e donne spartane. La colonia di Taras divenne presto florida e ricca, probabilmente grazie allo sfruttamento delle risorse del fertile territorio detto Chora, ovvero le terre tolte ai Messapi, che vennero ripopolate da genti greche e difese da una serie di Fraurion, piccoli centri fortificati. Oggi quel territorio corrisponde quasi interamente all'isola linguistica in cui si parla il tarantino. E questo è tutto per oggi. Avevate idea che la Puglia avesse delle divisioni così antiche? Devo ringraziare Michele di Pinte di Storia per la scrittura del contenuto, Rosa per il fantastico montaggio e ovviamente Superprof che crede nella missione di Piazza Square e ha deciso di sponsorizzare questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video fantastico sulla storia e cultura italiana. Ciao!